ne pensava lui della guerra in generale, come quello che provava quando l'hanno chiamato, quando è scoppiata, la famiglia, tutto quanto. Allora, logicamente la guerra era obbligatorio, per cui anche se non ci sarebbe voluto andare, perché allora, il nonno è stato richiamato nel 42, perché lui aveva fatto prima il servizio militare e poi è stato richiamato, quindi non era uno dei più giovani, infatti quando è andato in guerra lui aveva già 30 anni praticamente. E c'aveva la zia Ernesta che era appena nata, quindi lui, la figlia piccola, praticamente non l'ha vista. Però ovviamente famiglia partigiana, cioè insomma di sinistra, quindi non è che era favorevole. Ma sai, la sinistra si è sviluppata molto, soprattutto nel dopoguerra, appunto con i partigiani, queste cose. Prima della guerra, secondo me, non era così netta, così chiara la cosa sui contadini, insomma. E logicamente, ti ripeto, in guerra non è che ci andava contento nessuno, tant'è che infatti all'epoca tantissimi si erano imboscati e tanti l'hanno anche uccisi perché. Quindi lui all'inizio, quando è andato a fare la guerra, l'ha fatta nel Montenegro, in Albania, e raccontava che lì non c'era la guerriglia, il fronte. Infatti lui raccontava che andava a caccia con il suo comandante anche quello era appassionato, insomma, mi racconta questi episodi che andavano a caccia, ai fagiani, Quindi insomma. vabbè, finché non era prigioniero era tranquillo. Esatto, poi dopo c'è stato il momento in cui con Badoglio, quindi gli italiani si sono La alleati con fine. gli americani, e a quel punto invece è stato preso prigioniero e quindi da lì lui la sua esperienza è stata dentro questo campo di concentramento, che era un campo di lavoro, era un campo di lavoro, quindi praticamente c'avevano queste baracche, però soffrivano la fame terribile e loro li facevano lavorare, gli facevano smontare pezzi degli aeroplani che dovevano recuperare, penso, i pezzi di ricambio Finché non era prigioniero le lettere, cioè la comunicazione No, ma le regolare. lettere se le sono spedite anche dopo che era prigioniero, Sì, vabbè. perché loro sapevano che era a Norimberga, su sto paese che si chiamava Fjordingby, e quindi lui scriveva da lì e loro riscrivevano. Il problema è che poi dopo c'è stato un momento che si sono bloccate tutte le corrispondenze e quindi le lettere gli sono arrivate a distanza di un anno a lui. E quelle che lui scriveva sono arrivate molto dopo e quindi chiaramente gli sono arrivate una serie di lettere che lui aveva scritto e che non aveva ricevuto le loro. Quindi c'è stato. La mia nonna rara che diceva, che ha detto, che racconto, come stavo. Beh, tu considera che loro per 3 anni, proprio per questo momento in cui non sapevano se era vivo o se era morto, quindi è logico che. Allora, un altro episodio che raccontava il nonno Neno, che allora c'era questo tedesco lì su questo campo di lavoro, e allora gli fa: Pagana, Paganini! E il nonno Neno: sì, era il mio zio, come no? Al violinista. Sì. E allora una bella volta gli fece: tu pagana, specialista, specialista, come, come, come. E lo porta, c'era un tornio che non funzionava.
E allora lui si è messo giù lì, insomma, ha picchiato un po' e alla fine è riuscito a ripararlo. E allora, vabbè, dopo un po' di tempo, questo ripassa e fa: "Pagana, pagana specialista, cam, cam, cam!" Lo porta e era un tornio enorme, molto più grosso, e lui non sapeva dove metterci le mani. E questo a un certo punto pensavano che faceva il sabotatore, che non glielo voleva riparare, e allora insomma volevano fucilare. Allora, dopo, alla fine, a un certo punto invece c'è stato un altro italiano che si è messo giù, l'ha aiutato, e alla fine sono riusciti a ripararlo, e se no l'abbiamo fatto secco. Invece di qua, di qui c'è passata. La guerra? E certo, perché qui quando sono passati i tedeschi, la casa dove vivevano loro era Corciano, c'era sto casale abbastanza grande che era vicino a un castello e quindi c'erano tutte le truppe che erano di stanza, erano tutti su sto castello che era grande, quindi tutti i soldati erano lì e invece a casa loro ci si erano fermati gli ufficiali. E per dire loro era una famiglia numerosa, quindi era, essendo una famiglia grande, la fame l'hanno sofferta poco. Considera che in quel momento erano una ventina di persone in famiglia e mi raccontavano che loro avevano, quando stavano per arrivare questi, avevano messo su una botte del vino, le botti di legno della volta. Avevano fatto 2 o 3 infornate di pane, una volta il pane lo facevano una volta alla settimana, insomma così, sto pane. Avevano fatto 2 o 3 infornate di pane e avevano riempito sta botte le file di pane. Perché poi no, infatti si sono salvati anche per quello, invece tante famiglie che erano piccole magari hanno sofferto tanto la fame perché non c'avevano niente. E dopo lì raccontavano i nonni che lì su sta casa avevano piazzato su una finestra una mitragliatrice e che ogni tanto quando passavano gli inglesi e allora li facevano nascondere tutto da una parte perché magari gli inglesi sparavano addosso ai tedeschi e quindi rischiavano di essere ammazzati dagli inglesi invece che dai tedeschi perché chiaramente. Invece lui li vede quando, tipo, che ne so, di compagni, come stanno i compagni, in camerata, in prigionia. In prigionia, no, mi ricordo, no, lui raccontava Che poi è andato che all'ospedale. lui è andato all'ospedale perché in pratica ci aveva le scarpe completamente sfondate e quindi quando marciavano lui si era scalzato dalla fila per non pestare la pozzanghera e il tedesco con gli anfibi gli ha dato un calcio talmente forte che gli fece venire l'ematoma, gli si è infettata e quindi a un certo punto l'hanno dovuto portare all'ospedale. Ma ha rischiato, cioè, tipo, ora Ha pesta la rischiato pozza. che morì di setticemia o che almeno al limite gli tagliassero la gamba. E quindi lui Però è almeno stato. mangiava all'ospedale. Insomma, man, è che. E diceva che c'era sta suora tedesca, sta veramente stronza, che con la barella, quando doveva andare, insomma, lo dovevano portare su un posto. Con la gamba, quella che gli faceva male, ci apriva le porte, che sbatteva sta affare, no? E lui i colpi, le paralisi che gli mandava da questa puttana di tutti i colori, gli diceva. E poi quando l'ha liberati? Dopo, quando l'hanno liberati, allora qui c'è un pezzo che non mi ricordo benissimo come era agganciato. Mi sa che lui all'ultimo, che era uscito dall'ospedale. E allora lavorava su una panetteria. Mi sembra che sul diario ci dovrebbe essere scritto qualcosa del genere. E questi qui, insomma, gli dissero che era finita la guerra, che l'erano liberati. E quindi lui e qualcun altro partirono da lì a piedi Ah, per proprio tornare in i Italia. treni. E solo che chiaramente non c'erano né soldi, né documenti, né niente. Quindi salivano su un treno. Finché non arrivava qualcuno che gli chiedeva i biglietti e saltavano giù, scendevano e ne aspettavano un altro. E così, un pezzetto per volta, un pezzetto per volta, sono tornati fino all'Italia. E poi quando è tornato a casa, come... Dopo, quando è tornata a casa, chiaramente nessuno sapeva, né che c'erano telefonini Certo. WhatsApp per avvertire che stava arrivando.
Quindi lui è arrivato a Corciano. A Corciano c'era un lontano parente che aveva la motocicletta. E allora si fece, insomma, accompagnare fino a casa da questo. E quindi quando è arrivata a casa, tutta la gente che andava dietro questo, tutti quelli intorno, tutte le famiglie, perché chiaramente, capito, la fine della guerra era finita da diversi mesi e nessuno sapeva niente, per cui quando si è saputa sta cosa, e quindi la nonna era sui campi, e allora adesso non mi ricordo chi la chiamò, corri, vieni su, e dice, è morto, invece poi dopo c'era lui che era arrivato, la zia Ernesta, che non gli si voleva avvicinare perché chiaramente aveva ormai 3 anni e mezzo, così. E dopo il nonno con sta gamba ci ha tremolato tutta la vita, praticamente, aveva una cicatrice così lunga. Nazareno Pagana, o Neno, come più affettuosamente veniva chiamato, è stato un soldato italiano che è andato a combattere per il nostro paese, ritrovandosi recluso in un campo di prigionia tedesco dopo l'armistizio fatto nel 1943 dall'Italia con gli alleati. Per capire l'ignobilità della guerra basta leggere le sue lettere, o anche il diario da lui scritto, con errori ortografici e frasi basilari che testimoniavano l'ignoranza dei soldati semplici che venivano chiamati alle armi per combattere. Si può notare la semplicità delle persone, osservando gli occhiali e il rasoio, unici elementi personali che sono rimasti. Si può notare anche l'amore che si provava per la propria famiglia. Poche righe, ma cariche di significato. D'altronde, dal 1943 in poi, la vita di Neno è stata travolta. Prima trasferito in Germania come prigioniero di guerra. Successivamente, grazie alle sue abilità di meccanico, è riuscito a sopravvivere. Non senza problemi, poiché una guardia tedesca gli aveva provocato una ferita che con la successiva infiammazione ha portato a diverse operazioni, facendogli rischiare anche la morte. Infine, dopo un lungo viaggio durato più di 1 anno e mezzo, tra passaggi disconosciuti, treni abusive e camminate infinite, è tornato a casa dove ha trovato i propri figli cresciuti, gli amici che non lo riconoscevano e un'esistenza completamente cambiata. Ha ottenuto giustamente la croce al merito di guerra concessagli dal Presidente della Repubblica nel 1977. Questa è la storia di Nazareno Pagana. Come lui ci sono stati tantissimi italiani che, chiamati ad imbracciare le armi, sono dovuti partire, soffrendo e a volte venendo a mancare per una causa più grande. Perché, come disse Pablo Neruda, le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.